confidenza torno ad inculcarvi sempre. Nulla può temere un'anima che confida nel suo Signore ed in Lui pone la propria speranza. Il nemico della nostra salute è pur anche sempre intorno a noi per strapparci dal nostro cuore l'ancora che deve condurci a salvezza. Voglio dire la confidenza in Dio, nostro Padre. Teniamo stretta, stretta quest'ancora. Non permettiamo giammai che ci abbandoni un solo istante, altrimenti tutto sarebbe perduto. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. E la gioia, la serenità che Padre Pio ci invita ad avere nel cuore oggi, in questo mondo così controverso, così difficile, in momenti tanto, tanto a volte anche angosciosi. Ecco, è un'esortazione veramente di confidenza, di fiducia che Padre Pio ci chiede di avere in Dio nostro Padre, nel nostro Signore. Ecco, Signore che significa colui che è grande, colui che ha il potere, colui che ha il dominio. Ed è appunto, Padre Pio ci ricorda, la nostra ancora, il nostro bastone, il nostro baluardo, ricorda il Salmo, il Signore, è colui che ci difende, è colui che ci guida, che ci accompagna, il nostro pastore, il nostro Dio, come lo vogliamo chiamare, però quello che è importante è che il nostro cuore abbia confidenza, fiducia in Lui. È indispensabile, ci dice Padre Pio. Se non c'è la confidenza e la fiducia nel Signore, nel nostro cuore, ecco, Padre Pio ci dice, tutto sarebbe perduto. Tutto sarebbe perduto. Tutti quegli sforzi che abbiamo fatto tante volte per comportarci bene, per essere leali, sinceri, per avere uno sguardo bello, buono verso gli altri, per metterci a disposizione degli altri quando li vediamo nel bisogno. Tutto sarebbe perduto se non ci fosse la confidenza in Dio nel nostro cuore. È Lui la fonte del bene, è Lui colui che ci accompagna con il suo amore, ecco, con questo manto che copre il nostro cammino, che ci guida, no? Nella sua parola c'è proprio questa immagine di questo Padre che ci prende tra le braccia nel momento della grande difficoltà che noi abbiamo. E allora confidenza, fiducia in Lui, l'ancora della nostra salvezza che sia sempre attaccata a noi, o se vogliamo che noi possiamo essere sempre attaccati a quest'ancora della nostra salvezza che è l'amore di Dio, che è Gesù, che è la bontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona giornata a tutti voi.